Ah, un po' più quanti mangia pane a casa di vita. Sono con il sindaco, con il presidente della regione, con le autorità per verificare l'avanzamento dei lavori. Mi sembra che si sta lavorando e come sempre dobbiamo cercare di fare il più in fretta possibile, però qui intorno si vede che c'è un lavoro che si sviluppa e lo dobbiamo, credo, ai cittadini di Accumoli di fare di tutto per fare in fretta. L'impegno del governo continua. La popolazione chiede di snellire le procedure burocratiche. Beh, qui ormai siamo un pezzo avanti, poi ci sono tanti problemi di procedure, però qui dobbiamo innanzitutto finire la realizzazione delle soluzioni abitative di emergenza, così si chiamano le casette, ed è un impegno che ci vede tutti mobilitati. Grazie. C'è già anche l'energia elettrica, sono che già lanciate. E sono praticamente il lotto 3, queste che vediamo qui sotto, dove andiamo a vedere le sale, e il lotto 2 e 3 sono questo e quello della parte che è un pochino più a valle. Chiaramente questo mentre è quello più in alto, è il lotto 4, che è quello che stiamo realizzando, e praticamente stiamo partendo da queste più avanti, mm-hmm. Stiamo già in fase di realizzazione. Ipotizziamo che questo gruppo di quattro sale riusciamo a finire nel giro di 15-20 giorni da adesso, e quindi di consegnare anche queste, perché sono completamente autonome. Al momento abbiamo realizzato queste, sono dei tagli da 40, diciamo grosso modo c'è il lotto 3. Viene fornita esattamente immediatamente utilizzabile. Sono belle, sono più o meno come quelle che avevamo visto. Sì, no, gli standard della materia. È il formato più piccolo, forse questa era un po' più grande. Questa era più piccola, cioè, però qua c'è un'incidenza importante per tutti gli anziani. Sì, perché gli anziani. Buongiorno. Lui è il grande direttore di cantiere, è qui che piacere. Direttore. Buongiorno. Che giornalmente risolve i problemi che si. Grazie, signor. Mi raccomando. Grazie. La situazione un po' è quella che ti ho raccontato, cioè su Accumoli è questa, sulla matrice, quindi di là siamo a circa 400 su 500 in costruzione. Quindi noi non abbiamo più il numero, secondo me non dovrebbe essere il numero totale. Qua siamo a 66 oggi, 38